Tempo, è tempo, veramente sto sorpreso perché prima del giro sapevo che il secondo giorno del riposo tenevo di vedere quanto tempo ero dietro di loro per vedere quanto devo recuperare in queste ultime salite. Adesso per me è veramente un cambio tanto perché mi trovo nell'ultima settimana con la maglia e con un tempo bellissimo avanti loro. Sei pentito di non aver visto prima le prossime salite, di averle già provate? No, le conosco, le stelle lo conosco, molti loro lo conosco, sono tante tappe che già le conosco. Campeago? Campeago no, però è doppio, ci passi già una volta. Vabbè, così già lo conosci la seconda volta. Hecidoro, un tiro pericoloso. Sta lì, Resina sicuramente già nel tour del 2010 mi passò nell'ultima crono, la generale, hizo quinto, io hizo ottavo, è un corredore molto pericoloso. È stato un sorpreso vedere lui mollare così? No, io sapevo che questa salita non è che le va tanto a Hecidoro, lui è uno che va meglio con l'aria ripedalabile, comunque contento di come è andata. ¿Y quiénes son las más fuertes ahora? Eso se verá la semana que viene. Hasta la semana que viene. Por ahora más fuerte soy yo, claramente. Sí. Hasta ahora. Senti, sei parlato tanto di Astana e Ligvers, ma la Katusha è sempre davanti. Noi abbiamo lavorato tanto per questo giro, i ragazzi ti ho detto del primo giorno che stanno fortissimi, non solamente io, sino anche loro, e avete visto che fino adesso non ha mancato mai nessun compagno. Era importante per coger otra vez la maglia? Sì, è importante perché sto all'equipo le da mucha importanza. E Ravontini ha potuto vincere? No, mi ha vinto bene, veramente io pensavo di staccarli, sapevo che lui portava tantissimi chilometri in fuga, dico adesso gli faccio un cambio di ritmo allo stacco, non riuscito a farlo e anzi mi ha battuto volata. È cambiato che non ci sono gli abboni quest'anno, magari... No, sì, una tappa al giro non è che ce l'ho tante, comunque no, con abboni senza abboni mi diceva lo stesso. I ragazzi devono andare, devono andare.